Buongiorno professor Vespignani, io mi presento, sono Isabella Fedozzi, sono la preside o come si dice al giorno d'oggi il dirigente scolastico del liceo classico Ariosto di Ferrara. Sono qui per darle il benvenuto presso la nostra scuola e per ringraziarla dal più profondo del cuore, da parte mia personale, da parte di tutti noi che lavoriamo all'interno di questa istituzione scolastica per la straordinaria opportunità che lei ci dà oggi, quindi è un grande piacere e un grandissimo onore. Come si diceva prima, quando eravamo, diciamo, fuori collegamento, l'Italia nuovamente è quasi tutta zona rossa, quindi le nostre scuole sono vuote di studenti. Questa stagione terribile che stiamo vivendo continua, prosegue e quindi abbiamo più che mai bisogno di segni e segnali. Soprattutto abbiamo bisogno di riconfermare che in una fase così difficile della storia, almeno della storia moderna e contemporanea, il percorso della razionalità, il percorso del pensiero, il percorso della scienza è un percorso che ci può appunto dare elementi, indicazioni per il presente e per il futuro. E una voce tanto autorevole come la sua ci riconforta, mi permetta davvero di dirlo, perché abbiamo bisogno, come dicevo, di segni e anche di attenzione da parte della alta ricerca scientifica, di cui lei è uno dei massimi rappresentanti, nei confronti di noi che facciamo scuola, cioè che siamo chiamati ad aprire quel percorso di conoscenza che poi, lo vogliamo sperare, porterà studentesse e studenti della nostra scuola ad intraprendere gli studi superiori. Il liceo Ariosto ha una storia lunga, è la più antica scuola della città di Ferrara. Abbiamo compiuto l'anno scorso, in circostanze francamente non proprio fauste, abbiamo compiuto 160 anni di storia. L'altro aspetto che mi credo, ecco, di poterle comunicare è che siamo una scuola, cioè siamo un liceo che nacque come liceo classico, addirittura prima dell'Unità d'Italia, secondo quel modello della cultura che vedeva nella classicità e nell'umanesimo i pilastri della formazione dei ceti dirigenti di quello che poi sarebbe diventato poco dopo il Regno d'Italia. Ma nel suo sviluppo il liceo Ariosto è poi diventato la casa di tanti licei e abbiamo la soddisfazione di poter dire che specialmente negli ultimi decenni lo spazio dedicato a quelle che vengono chiamate, lo so che è una formula, quindi la uso semplicemente come formula, le scienze esatte, cioè gli indirizzi dello scientifico di ordinamento e dello scientifico scienze applicate presso la nostra scuola, bene, questi spazi si sono sempre più ampliati. Abbiamo sempre più numerosi studenti che frequentano questi percorsi di studio. Ma mi permetta, lo dico con un orgoglio che mi posso permettere, nel senso che io sono neo arrivata e quindi è merito di tutti i miei predecessori, il rapporto fra umanesimo, classicità e scienza, nell'accezione diciamo classica da Galileo o forse dal mondo antico in poi, è sempre vivo. Quindi io devo ringraziare sentitamente il Dipartimento di Matematica, di Fisica e Informatica del nostro liceo, perché questo tema del rapporto fra quelle che un tempo sono state chiamate le due culture, ma non vogliamo pensarle così, viene coltivato. Sono felice di dirle che, appunto, come le preannunciava la professoressa Gambi, che è l'artefice di tutto questo e quindi io la ringrazio pubblicamente e non smetterò di ringraziarla. Bene, sono diverse le classi che sono collegate con lei, che sono collegate oggi, quindi crediamo di poter dare una opportunità davvero preziosa alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi. Finisco con proprio un minimo tocco sul titolo straordinario del suo libro, L'algoritmo e l'oracolo, perché sembrano davvero, ecco, saldate insieme quei due percorsi, l'algoritmo, quindi un termine, insomma, squisitamente matematico, oggi poi
talmente tanto usato da essere fino, io credo, abusato financo nelle conversazioni quotidiane, e poi quella parola meravigliosa che appunto è la parola oracolare, da cui, come ben sappiamo, nasce non solo la storia della civiltà occidentale, ma anche molte altre storie di altrettante culture. Quindi, professore, grazie, grazie davvero di cuore di essere ospite, seppur virtuale, di Ferrara e del Liceo Ariosto, e ben volentieri do la parola, perché ho già parlato troppo, do la parola alla professoressa Gambi, che appunto sarà poi, come posso dire, il nostro Virgilio in questo pomeriggio dedicato a tematiche che in questo momento sono più che scottanti, ma non vogliamo ridurci alla cronaca. Qui facciamo istruzione, facciamo apprendimento, facciamo formazione, e lei fa scienza, quindi al di là della cronaca vogliamo gettare semi, ecco, che servano ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze per avviarsi verso questi studi e essere anche cittadini più consapevoli di quanto sta accadendo. Grazie ancora sentitamente, professore. Do la parola alla professoressa Gambi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie, grazie. Allora, buon pomeriggio per noi, e buon pomeriggio a tutti, e buongiorno a lei, che sicuramente qualche ora in meno di noi. La presento brevemente per chi ci ascolta e per chi parteciperà. Mi tolgo anche la mascherina, visto che le distanze sono abbastanza di sicurezza. Sì, perché qua comunque la prudenza non è mai troppa. Ecco, diciamo che la presentiamo un pochino per farla conoscere a chi non la conosce. Lei è docente di fisica, è direttore fondatore della North Network Science Institute di Boston, attualmente Sternberg Distinguished University Professor presso la Northeastern University di Boston, in cui dirige e ha fondato questo Network Science Institute. Ha conseguito la laurea e il dottorato di ricerca, entrambi in fisica, presso la Sapienza di Roma. Ha completato poi le sue ricerche post-dottorato presso l'Università di Yale e l'Università di Leiden. Ha lavorato presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica UNESCO a Trieste e all'Università di Paris Sud in Francia, come Senior Researcher nel Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica. Dal 2004 al 2011 è stato Reedy Professor nella School of Informatics and Computing dell'Università dell'Indiana e direttore fondatore del Center for Complex Networks and System Research, e infine direttore associato del Pervasive Technology Institute. Ora è dell'American Physical Society, dell'Accademia d'Europa e dell'Institute for Quantitative Social Sciences dell'Università di Harvard. Recentemente, negli ultimi anni, diciamo, la sua attività di ricerca, mi dica lei se ho reperito informazioni datate, si è concentrata sulla modellizzazione computazionale basata sui dati di fenomeni epidemici e di diffusione e sullo studio dei fattori biologici, delle reti sociali e tecnologiche. Spero di aver dato un quadro abbastanza esaustivo della sua esperienza, e le lascio immediatamente la parola. Allora, io intanto vi ringrazio tantissimo per l'invito, e mi piace sempre dire che poi questi eventi con le scuole sono tra le cose più preziose che possono succedere a noi esperti di campi in cui spesso ci ritroviamo poi non così a contatto con tutte le persone che in realtà stanno iniziando o terminando il percorso formativo scolare, ed è veramente importante riuscire a parlarci, avere un contatto diretto. Io lo dico sempre, non esitate a contattarvi, in realtà a contattare me, ma a contattare anche gli altri esperti, le altre persone di cui vorreste sentire o porre domande, perché è un esercizio importante e
di cui noi siamo onorati. Io vi ringrazio per questo invito. Come la presentazione è fin troppo esaustiva, quindi grazie mille. Io vi dico in una pillola, ho una formazione come fisico teorico, mi occupavo di scienza della materia e poi sono passato piano piano a lavorare vieppiù in campi che riguardavano invece le scienze computazionali, quindi l'informatica, l'uso delle grandi simulazioni, e poi da oramai quasi 20 anni, come lei diceva, mi occupo di sanità pubblica e di epidemiologia computazionale, che sarebbe l'approccio attraverso modelli ed algoritmi a quello che sono le previsioni per le malattie emergenti, purtroppo qualcosa che in questo momento è molto vivo per tutti noi con Covid. Io però quello che farò è di fare di iniziare questa chiacchierata con una mia, appunto, con una presentazione che non, come diceva la vostra preside, oddio, io adesso sto usando il termine dei miei tempi, in realtà è una presentazione che vuole avere uno spettro un po' più ampio, cercare di toccare quelli che sono alcuni dei temi dell'importanza che gli algoritmi e diciamo i dati stanno acquisendo nella nostra vita, nella nostra società, e prendendo appunto spunto dal testo che veniva citato prima, l'algoritmo dell'oracolo, cercare di parlare un po' di che cosa sta succedendo in quest'area. Dopodiché ovviamente diventerà impossibile non parlare appunto dell'uso degli algoritmi all'interno di quella che è l'emergenza Covid in Italia. Io per fare questo cercherò di condividere adesso le mie slide, la mia presentazione, e spero che in questo momento voi siete in grado di guardare la mia presentazione. Mi potete dire proprio in una pillola se è tutto corretto? Adesso, appena lo vediamo, direi di sì. Perfetto. Sì. Ecco, benissimo. Comunque il tema l'ha azzeccato, nel senso che io mi sono dimenticata di dire prima che il tema centrale di questo incontro, come di tutti gli incontri del nostro percorso di Ostoscienze, è la scienza in relazione alla cittadinanza consapevole, quindi proprio il suo testo e anche il suo intervento declinano molto bene questo problema e ci permettono di fare delle riflessioni. Prego. Grazie, grazie mille, e cercherò di fare quello, e poi ovviamente menzionerò quello che è appunto l'uso di questi approcci nell'ambito dell'emergenza Covid, e non mi sottrarrò a qualunque domanda abbiate su quello che sta succedendo al momento purtroppo con la pandemia. Allora, partiamo da questa considerazione, una considerazione semplice, quella che in qualche modo la nostra la scienza è motivata in qualche modo dall'ossessione di controllo dell'essere umano, che poi non è un'ossessione di controllo solamente, ma è anche proprio in qualche modo un aspetto che deriva dal cercare di vincere le nostre paure. Cioè, noi abbiamo sempre voglia di controllare quelli che sono i fenomeni esterni per cercare di proteggersi. Di proteggerci. È qualche cosa che viene proprio da quando eravamo nelle caverne, abbiamo imparato a controllare il fuoco. In realtà quello che vogliamo cercare è controllare il mondo, e la forma più sofisticata di controllo sicuramente sono le previsioni, cioè il leggere il futuro. Su questo le scienze naturali, e prima si parlava di questa contrapposizione tra scienze umanistiche e scienze naturali, che io realmente alla quale sono estremamente contrario, però è vero che le scienze naturali, quindi le scienze che noi definiamo le scienze matematiche, le scienze fisiche, biologiche, in realtà negli ultimi secoli hanno avuto dei successi enormi. Cioè, noi riusciamo a prevedere le eclissi di luna, di sole, il moto degli astri nel cielo con precisione,
condizioni assolutamente strabilianti, ma allo stesso tempo riusciamo anche a fare poi le previsioni meteorologiche con tutti i loro limiti e il fatto che parlano sempre di probabilità, mai di certezze, però in realtà ci permettono anche lì di evacuare grandi zone e aree quando arriva un uragano, come vedete nella figura. E tutto questo è in realtà sempre di più alla portata di tutti, in qualche modo attraverso la digitalizzazione di tutto che in qualche modo succede intorno a noi. E tra l'altro poi ricordiamoci che le previsioni, in qualche modo il sistema predittivo nella scienza è una cosa molto sottile. Immaginate che qualunque aereo, prima di essere assemblato e testato nella realtà, viene programmato in un computer, cioè in qualche modo viene ingegnerizzato, no, all'interno di un computer. Lo stesso lo facciamo per lo studio dei nuovi materiali e così via. In qualche modo noi abbiamo avuto degli enormi successi scientifici. Sono successi scientifici che però riguardano appunto il mondo fisico che è intorno a noi. Quello che in qualche modo è sempre sfuggito a questo approccio scientifico, in qualche modo, erano proprio i sistemi sociali, cioè qualunque sistema in cui noi siamo al centro, noi esseri umani, no? Qui c'era e c'è ancora adesso, no, questo pensiero che sia estremamente difficile, se non possibile, ingabbiare l'uomo e i suoi comportamenti all'interno di formule matematiche ed algoritmi predittivi. Quindi in qualche modo l'idea di usare le previsioni per gli esseri umani sono in qualche modo un sogno che poi diventa racconto di fantascienza, in cui in qualche modo noi trasformiamo i nostri algoritmi, la nostra scienza addirittura in individui pensanti, no? In robot, in algoritmi che in qualche modo diventano antropomorfizzati. E questi racconti poi spesso hanno delle pieghe che vanno dall'incubo in cui le macchine hanno rubato il lavoro a tutti gli uomini e sfociano fino a quello che invece ogni tanto è addirittura i robot che cercano di prendere il sopravvento sull'umanità. In realtà tutte queste visioni di algoritmi, di sistemi di controllo, di ingabbiamento dell'uomo, delle sue facoltà cognitive, eccetera, non sono un racconto di fantascienza, ma in realtà in un modo molto meno plateale di quello dei robot pensanti e dell'intelligenza artificiale che entra nelle nostre vite appunto attraverso qualcosa di esterno. Questa evoluzione sta avvenendo ed è avvenuta a questo punto intorno a noi in una maniera molto, molto più sottile, cioè tutti noi adesso viviamo circondati di algoritmi che in realtà cambiano il nostro modo di interagire col mondo esterno e aumentano quella che è la nostra capacità, la nostra intelligenza, la nostra capacità cognitiva. Noi non ce ne rendiamo conto, ma oramai abbiamo delle estensioni algoritmiche a quello che è la nostra vita quotidiana. Inoltre questi algoritmi ci avvolgono nelle loro predizioni ed è qui che in qualche modo quel paradigma in cui, oddio, ma non si può prevedere l'essere umano, un pochino comincia a cadere, no? Costantemente volti in realtà da algoritmi e quindi delle macchine, dei computer esterni che prevedono i nostri bisogni. Questo lo fate quando andate su Spotify e vi viene consigliata la musica che vi piace, quando chiedete alle varie piattaforme streaming quali sono i film, le serie televisive che vi possono piacere, e possiamo andare avanti con i libri, possiamo andare avanti col fatto che noi oramai navighiamo il mondo attraverso algoritmi che non solo ci dicono qual è la strada, ma addirittura a un certo punto ci consigliano il tipo di strada rispetto a quelle che sono le loro previsioni, che ci possono essere degli incidenti. Quindi in qualche modo andiamo realmente in un futuro dove questi algoritmi avvolgono e in una maniera molto conveniente le nostre vite, perché poi alla fine ci piace essere così avvolti da queste continui suggerimenti che però rendono la nostra vita molto molto più facile. Il problema è che bisogna essere molto attenti, che poi in realtà questi algoritmi entrano
all'interno di decisioni che sono molto più importanti per la nostra vita. Tutti noi, io come dico sempre, essendo di un'altra generazione, quando andiamo in banca a parlare per ricevere un mutuo o aprire un conto in banca, magari ci vestiamo un po' meglio per cercare di essere così, per dare una buona impressione, e oramai in realtà quello che viene deciso dalla banca, le nostre carte di credito, i nostri mutui vengono decisi in maniera algoritmica, in realtà con dei meccanismi decisionali dove l'aspetto e il dialogo con la persona allo sportello sicuramente non è determinante. E in qualche modo quindi ci troviamo in un mondo dove per la prima volta noi cominciamo a vedere l'uso di questi algoritmi poi non solo per questo tipo di semplici suggerimenti, per questo tipo di, come dire, spesso di commercializzazione dei prodotti, eccetera, ma in realtà realmente nella previsione di quelli che sono i grandi conflitti, di quelli che sono la gestione delle emergenze, come quella pandemica, ma di tanti altri tipi, e molti altri eventi che riguardano la politica, la politica mondiale. In qualche modo ci ritroviamo in un pianeta che è sempre più interconnesso e dove questo tipo di la possibilità di avere modelli che ci fanno leggere e interpretare in qualche modo il futuro o almeno avere degli scenari diventano fondamentali. All'interno di questa rivoluzione uno dei punti fondamentali è la datificazione, cioè noi negli ultimi 20 anni ci troviamo di fronte ad un processo, la datificazione è una parola molto brutta, purtroppo però questo è come ci si rivolge tecnicamente, è che noi produciamo ogni anno fondamentalmente più dati socio-economici di quanti ne siano stati prodotti in tutta la storia precedente dell'umanità. Voi immaginate, questa cosa è immensa, e questi dati sono tutti digitalizzati adesso per essere in qualche modo letti dai computer, farli diventare conoscenza. Io qui vi faccio un paio di esempi, vedete per esempio queste sono le mappe digitali della città di Parigi, dove vedete queste tacce gialle, sono individui che si muovono da un posto all'altro, captati tramite il segnale GPS dei loro telefoni durante la festa della musica. Questo è un modo per ottimizzare ad esempio la circolazione nella città, capire durante questa festa quali erano i luoghi più interessanti, per poi avere anche un controllo nel caso ci siano emergenze o ci siano problemi durante lo svolgimento di un evento. Qui adesso c'è la musica, purtroppo, che voi sentirete. Vedete per esempio i messaggi di Twitter prima dello scoppio delle manifestazioni del 15 di maio, il movimento del 15 di maggio in Spagna. Questi sono tutti i messaggi Twitter che venivano mandati in Spagna e che poi hanno portato all'emergenza diciamo di queste manifestazioni e di questo movimento in Spagna. Quindi in realtà quello che adesso si riesce a fare attraverso poi anche la digitalizzazione di tutti quelli che sono i social network è in realtà per la prima volta non solo di prendere dati di dove andiamo, chi incontriamo, cosa vediamo, cosa ci piace, cosa compriamo, ma addirittura cosa pensiamo, perché nel momento in cui riusciamo a leggere i messaggi su Twitter, i post su Facebook, entriamo dentro la testa delle persone, entriamo dentro la testa di milioni di individui in tempo reale. Qui, per esempio, vedete, questo è un esperimento che è stato fatto da un gruppo del Vermont, che si chiama il termometro della felicità, l'edonometer lo chiamano in inglese, dove in realtà guardando a milioni e milioni di messaggi su Twitter e dando una valenza che in realtà è determinata da studi psicologici di felicità alle parole che vengono usate, come vengono usate in un messaggio, si riesce in qualche modo a misurare il tasso di felicità della popolazione. Come vedete si va dai punti più bassi, che sono quelli durante purtroppo un mass shooting a Las Vegas, e poi invece cose che in qualche modo sono banali, no? Il giorno di Natale, però in realtà uno può seguire questi andamenti in tempo reale e in realtà focalizzarsi su particolari eventi, su particolari keywords e cercare di capire qual è in realtà il sentimento della popolazione rispetto a quello che sta succedendo. Tutto questo è entrato in quella che è stata chiamata la narrativa dei grandi dati, no? Dei big data, e sicuramente voi ne avete sentito parlare, anche se molti di voi sono giovanissimi, e qui parliamo di cose che oramai vanno indietro di quasi di una decina d'anni.
E in realtà è un qualche cosa che ha spinto addirittura fino ad alcune persone a dichiarare è la fine della teoria, cioè noi in realtà abbiamo così tanti dati, li metteremo all'interno di macchine, di intelligenza artificiale, che non dovremo neanche più comprendere il perché dei fenomeni, ma queste macchine ci daranno delle risposte attraverso l'intelligenza artificiale, anche se loro rimangono delle scatole nere, che ci permetteranno di avere previsioni e di controllare il mondo esterno. Addirittura un editoriale famoso su una magazine che si chiama Wired, che è molto importante per tutti gli aspetti tecnologici, diceva: è ora che la scienza impari da Google. Beh, la narrativa poi negli anni si è trasformata, e voi probabilmente l'avete sentito spesso, dall'importanza dei dati in realtà all'importanza dell'intelligenza artificiale. Ovviamente l'intelligenza artificiale ha bisogno di questi dati per funzionare, perché lei ha bisogno di tantissimi dati che analizza e nel quale trova delle forme, degli schemi che non sono visibili alla mente umana, e dà delle risposte. E qui c'è tutto quello che si chiama apprendimento macchina, il machine learning in inglese, i neural networks, il deep learning, l'apprendimento profondo, che hanno, diciamo, ovviamente va letto con attenzione, perché ovviamente questo è un apprendimento, è una avere delle risposte da questi algoritmi, che diventano però, appunto, come dicevamo, delle scatole nere. In qualche modo sono molto difficili da aprire il perché loro ci danno queste risposte. Ora, questo è un qualche cosa che spesso viene, come dice, ma perché non accettarlo? In realtà questo rientra in quello che noi chiamiamo il paradosso di Poliani. Qual è il paradosso di Poliani? È quello che, in qualche modo, voi sapete, se dovete insegnare a qualcuno ad andare in bicicletta, non è che gli spiegate il momento di girazione della ruota, la torsione, e vi mettete alla lavagna a spiegare cose che in realtà nessuno di noi quando guida una bicicletta pensa, ma in realtà mettete il bambino sulla bicicletta e lo spingete e sperate che vada bene e non si faccia male. Dopo un paio o due o tre tentativi, in qualche modo si sa andare in bicicletta, cioè in qualche modo noi sappiamo molto di più di quello che possiamo spiegare, e quindi in qualche modo quello che si dice, ma anche l'intelligenza artificiale in qualche modo sa molto di più di quello che noi riusciamo, di quello che ci riesce a spiegare e di quello che noi possiamo capire aprendola. E quindi in qualche modo va bene così. Beh, in realtà non va bene così, perché vedete, usare algoritmi e modelli è una cosa molto delicata, e spesso, come vedete, ad esempio con questa emergenza pandemica, in realtà la comprensione dei meccanismi che sono al di sotto dei fenomeni che vediamo diventa fondamentale. Io non voglio più sapere quanti casi ci sono oggi o quanti ce ne saranno domani. Io voglio capire i meccanismi del perché i casi di Covid aumentano e di che cosa posso fare per limitare questo aumento. Come diceva Poincaré, questa è una cosa molto importante, l'accumulazione dei dati non è scienza più di quanto un mucchio di mattoni non sia una casa. E questo lo potete vedere, cioè i mattoni sono lì, ma poi ci vuole un progetto, ci vuole un architetto che prenda tutti questi mattoni e li trasformi in una casa. Ed è lo stesso con i dati buttati così in realtà in qualche modo non riescono a darci una comprensione, e la comprensione delle macchine, che però noi non riusciamo ad aprire o ad estrarre, diventa molto molto pericolosa in qualche modo. E quindi in realtà quello che si fa è, come si dice adesso, o almeno come uso io spesso dire, la teoria è morta ma lunga vita la teoria. Cioè in realtà quello che noi vogliamo è di sviluppare degli algoritmi che siano interpretabili, che possano essere aperti. Vogliamo avere degli approcci che abbiano dentro una meccanica, cioè esattamente come noi capiamo le previsioni meteorologiche, le riusciamo a localizzare nello spazio, sappiamo il perché dei fenomeni meteorologici che sono basati sulle equazioni dell'atmosfera, delle equazioni della fisica. Esattamente per tutta un'altra serie di fenomeni vogliamo avere queste equazioni descrittive, vogliamo avere condizioni iniziali, vogliamo sapere quali sono per esempio i limiti delle nostre predizioni, quali sono le incertezze. E quindi tutto questo apre in realtà il futuro a tutta una serie di approcci, modelli, dove non esiste più i nuovi dati, solo l'artificial intelligence, ma esiste tutto l'impianto scientifico che abbiamo costruito negli anni precedenti e che viene, come dire, rafforzato, rinvigorito da quello che è anche l'intelligenza artificiale e la montagna di nuovi dati a cui possiamo accedere, per realmente cambiare la nostra comprensione sia del presente che del futuro ed entrare in questo meccanismi previsivi che includono anche quello che noi chiamiamo l'atmosociale, le persone.
E questo alla, su grande scala si fa definendo per esempio dei mondi artificiali, ovvero dei modelli che simulano gli individui nei loro movimenti, ma anche nei cambiamenti dei loro comportamenti. Ad esempio, guardando le varie zone urbane, si creano dei modelli dove sono rappresentata la popolazione, gli individui, i genitori, i bambini, quelle che noi chiamiamo i nuclei familiari, dove vanno a lavorare, in quali scuole, come sono i contatti di queste persone nella normalità e che cosa vuol dire cambiarli o cosa sottointende ai loro cambiamenti. Qui, ad esempio, vi faccio vedere in questa illustrazione un esempio di un agente patogeno che si diffonde da Londra e in realtà si diffonde da Londra attraverso delle persone che viaggiano su delle connessioni aeree e poi una volta in quella città in qualche modo fanno partire di nuovo altre epidemie della città da cui altri individui che poi viaggiano su altre connessioni aeree possono far espandere globalmente, diciamo, tutto quello che è la pandemia. Questo è fondamentalmente quello che voi avete visto e vissuto con i vostri occhi di persona con la pandemia di Covid. Ora, questo è un caso artificiale, cioè un patogeno che nasce a Londra in una situazione che non è Covid, ma come vedete in realtà i dati sono quelli veri, sono quelli realmente dove il modello simula un passeggero che è su una connessione, che è stato infetto e ancora nella fase di incubazione, può viaggiare, arriva in un'altra città e così via. Quindi vedete, questo è l'uso di questi modelli. Ovviamente ci sono tanti problemi nell'uso di questi modelli e entriamo in una cosa che è importante, credo, per voi, per avere consapevolezza anche di quello che vedete in questi giorni nei giornali, nelle televisioni rispetto a Covid. Cioè, quando si lavora con questi modelli previsionali è esattamente come con le previsioni meteorologiche. Questi modelli non danno una certezza, non sputano un numero. Ci saranno 100 casi o ci sarà l'importazione di un caso dalla Cina o dagli Stati Uniti. In realtà questi modelli hanno tante incertezze all'interno che derivano dalle condizioni iniziali che non sono mai conosciute perfettamente. No, nessuno di noi sapeva esattamente quante persone erano infette in Cina. Hanno diverse implementazioni proprio del modello, cioè di cosa consideriamo più importante. Hanno incertezza nei parametri, per esempio, di una malattia, del quant'è il tempo di incubazione, qual è la trasmissibilità e così via. Questo fa sì poi che ci siano delle anche stocasticità, come diciamo noi, cioè degli eventi casuali proprio nell'evoluzione. Qualcuno che doveva prendere l'aereo lo perde, qualche persona che sta nella stessa stanza con una persona infetta non è infettata in maniera deterministica, ma ha una sua probabilità di essere infettata, e questo crea anche per le stesse condizioni iniziali, per lo stesso modello, poi delle traiettorie che possono essere diverse. Tutto questo genera, come vedete, milioni di possibili traiettorie che vanno aggregate attraverso, considerando qual è l'incertezza delle previsioni, cioè alla fine tutto quello che si ottiene da questi mondi artificiali sono delle mappe di possibile futuro che è definito da probabilità. Qual è la probabilità che io ho un certo numero di casi, qual è la probabilità che l'epidemia cresca e così via. Cioè esattamente come quando aprite il vostro telefono e la mattina c'è una certa probabilità che piova. Non c'è mai la certezza che piove. In alcuni casi troverete 100%, in altri casi anche questi modelli vi diranno che purtroppo al 100% avremo una pandemia o al 100% avremo più di magari 10.000 casi domani e così via. Però in realtà poi c'è tutta una serie di sfumature che vanno sempre considerate. Beh, facciamo allora, apriamo una parentesi Covid. Cosa hanno fatto questi modelli e questi algoritmi fino adesso e dove erano soprattutto a febbraio e marzo per indicarci un futuro? Perché molte persone dicono, ma voi adesso parlate, dite che succede questo, quest'altro, ma come mai a febbraio e a marzo non se ne parlava? Ma in realtà no, si lavorava molto in quel periodo e magari invece sui giornali e nei media se ne parlava meno e venivano riportate molto meno alcuni elementi importanti. Ad esempio, a metà gennaio, quando dalla Cina venivano dichiarati appena qualche centinaio di casi, tutti i modelli ed algoritmi con i quali lavoravamo ci stavano già dicendo che c'erano migliaia di casi, ma non migliaia, decine di migliaia di casi solo nella città di Wuhan in Cina. Quindi in qualche modo i modelli sono stati quelli che per primi hanno alzato le bandiere, come dire, di allerta, dicendo guardate che la situazione in Cina è una situazione seria ed è una situazione che sta sicuramente
non è riflessa in quello che è il dato attuale, che ovviamente all'inizio di ogni epidemia, come poi è successo in tutte le altre parti del mondo, si ha difficoltà ad avere un tempo reale del vero numero di casi, proprio perché poi immaginate che a quei tempi non c'erano neanche le capacità di testing, non si conosceva bene la malattia e così via. Gli algoritmi già ci stavano dicendo questo. E come ce lo dicevano? Beh, ce lo dicevano per esempio in una maniera semplice. In realtà non andare a cercare di capire cosa succedeva a Wuhan, ma sapendo che erano stati trovati dei casi di questa malattia in Thailandia, dei casi in Giappone, conoscendo quante persone viaggiano da quei posti, da Wuhan in Cina verso quei posti, è possibile fare un calcolo all'indietro di qual è la grandezza che possiamo aspettarci dell'epidemia in quei luoghi di partenza. E questa è ovviamente una misura statistica, si hanno dei valori medi, si ha un intervallo di confidenza che però, appunto, come dicevamo, parlava di migliaia di casi. Poi i modelli quello che hanno fatto è dire: guardate che i casi a questo punto in realtà erano talmente tanti che ce ne sono già centinaia in circolazione. Siccome la malattia è asintomatica, in molti casi ha pochi sintomi, siamo durante la stagione invernale, sta generando altri focolai che, come diciamo noi in gergo, sono ittici, cioè non sono visibili. Di nuovo perché? Perché l'unico testing che si faceva e si stava facendo per capacità limitate dell'infrastruttura era rispetto a una storia di viaggio dalla Cina. Quello che i modelli dissero per primi è: guardate, in realtà la situazione è già dispersa, è dispersa in Europa, negli Stati Uniti, in altri posti dell'Asia. A questo punto in realtà la situazione sta, come dire, fermentando sotto di noi, ci sono molti casi anche se ancora non li guardiamo, e questo ha creato allerta, ha detto: guardate che fare, come vedete qui, delle restrizioni di viaggio molto mirate ha degli effetti e sicuramente ritarda lo sviluppo e l'importazione di casi e la possibilità che la pandemia corra internazionalmente, ma come vedete questo è il numero di casi che andavano verso i vari paesi. All'inizio venivano, il grande contributore era la città di Wuhan, ma nel momento in cui tu spegni la città di Wuhan, è stato fatto una restrizione, nessuno poteva più viaggiare, i casi negli altri posti arrivano da altre città della Cina che in realtà cominciavano ad avere epidemie anche loro e per i quali i viaggi invece erano ancora aperti. Da lì si è fatto una chiusura dei viaggi dalla Cina, ma a quel punto purtroppo l'epidemia, come vi stavo dicendo prima, era già in altri posti in Europa e stava cominciando a crescere in quei posti in una maniera purtroppo invisibile. Questo per esempio è tutto quello che è stato comunicato alle agenzie in quei tempi. Guardate che mentre negli Stati Uniti solo una manciata di casi, di nuovo perché erano legati a una storia di viaggio con la Cina, venivano identificati, né se ne vedevano già. In realtà quello che i modelli, gli algoritmi potevano dire che c'erano già centinaia di infezioni nelle grandi città quotidianamente. E infatti poi alla fine, dai primi di marzo in poi, c'è stata un'esplosione, che non è l'esplosione, dice oddio è arrivato un caso e poi adesso in 4 giorni ce ne sono migliaia. No, in realtà i casi erano lì e stavano venendo fuori piano piano, fino a che a un certo punto diventano talmente tanti che li cominci a vedere nei pronti soccorsi. In realtà fino poi all'estate non c'è stata una capacità di testing in quasi nessun paese per poter trovare tutti i casi. E questo anche faceva dire agli algoritmi che ci trovavamo di fronte a una pandemia, cioè al fatto che guardando la probabilità, vedete questo colore che va dal chiaro al blu scuro per la Francia, la Germania, che a marzo c'era la probabilità di essere in un evento pandemico, oramai con una probabilità del 100%, e in realtà la trasmissione locale era probabilmente cominciata tra la fine di gennaio, metà febbraio, fine febbraio, a seconda dei vari paesi. Da lì poi in realtà gli algoritmi ci permettono di fare degli scenari, e qui bisogna essere molto attenti, ve lo dico molto velocemente: gli scenari non sono delle previsioni. Quando avete sentito dire: ma se facciamo questo è probabile che cresca di tanto l'epidemia oppure che vada a zero, questi in realtà sono scenari che si basano sulle assunzioni, il comportamento degli individui, quali interventi verranno presi. Se qualcuno vi dice come sarà il percorso dell'epidemia tra 6 mesi, chiedergli immediatamente: ma secondo quale scenario? In realtà quello che si fa nelle unità di crisi, di nuovo, è di creare degli scenari che sono il più
che vanno dal più pessimista al più ottimista. Il più pessimista è quello che si dice lo scenario non mitigato, cioè in cui tutto esplode fondamentalmente, l'epidemia viaggia libera nella popolazione. La prima cosa importante da fare è che ci dice qual è il rischio. Voi non vi ricordate, molti di voi non si ricordano perché siete giovani, nel 2009 noi abbiamo vissuto un'altra pandemia, era una pandemia di influenza, di H1N1. Però nessuno ha fatto i lockdown, nessuno ha chiuso le scuole, voi appunto non ve lo ricordate. Perché? Perché anche lo scenario pessimista ci diceva, ma guardate, non c'è questo non crea una distruzione del sistema sanitario, non crea un numero di decessi talmente alto da mettere in crisi i paesi e così via. Purtroppo invece per Covid questi scenari pessimista davano a quello che si chiama il punto critico, cioè alla distruzione del sistema sanitario, e proprio ogni volta siamo con le nuove ondate, e quindi definiscono poi la ricerca di scenari di contenimento in cui in qualche modo si crea un portafoglio di interventi. Purtroppo poi questi interventi sono interventi che vengono decisi dalla politica, sia perché sono bilanciati con l'economia, con le risorse disponibili, con i principi di sicurezza, con tantissime cose. In realtà quindi questi scenari non danno un futuro, ma danno una mappa dei possibili futuri su quali si ragiona e si sceglie. Ci sono poi invece le predizioni vere, queste come il tempo non vanno oltre le 4 settimane, sono basate su quello che noi conosciamo adesso e in qualche modo proiettano con delle piccole variazioni rispetto a quello che può succedere nelle prossime 2, 3, 4 settimane. Questi sono esercizi che si fanno, non sono fatti in tutti i paesi, ad esempio negli Stati Uniti si fa, e si fanno usando molti modelli diversi, in modo di avere degli intervalli di confidenza che raggruppino l'incertezza che ogni modello contiene, in qualche modo rafforzano il fatto che tutti i modelli, che la maggior parte dei modelli puntano nella stessa direzione, ci dice quanto possiamo essere confidenti di quello che viene, di qual è il valore della predizione. Qui mi piace spendere due parole, perché noi siamo passati attraverso adesso varie ondate in Italia, come voi sapete, ma in tutto il resto del mondo. Voi adesso vi trovate purtroppo di nuovo tutti a casa con un'altra zona rossa e molti di voi si stanno domandando, ma com'è possibile? Guardate che infatti è qui che comincia a esserci la frustrazione di chi con i modelli magari invece ha detto dall'inizio di febbraio o da fine gennaio che guardate che le varianti stanno aumentando. C'erano le proiezioni che vi sto facendo vedere qui di come le varianti stavano prendendo piede in tutti i paesi europei e di come ci si doveva preparare e possibilmente a questo punto agire con un po' di anticipo, perché probabilmente mettersi in sicurezza prima avrebbe potuto evitare alcune delle misure drastiche che poi adesso invece vengono prese. E qui vedete, purtroppo si è ripetuta tante volte da dopo marzo dell'anno scorso, dove in qualche modo tutti erano stati colti un po' fuori guardia, insomma, di sorpresa. Purtroppo poi invece ci ritroviamo a vivere questi periodici chiusure, ma in realtà di nuovo, se qualcuno chiede, ma i modelli cosa dicevano? Beh, i modelli dicevano che queste cose purtroppo succedevano, e in realtà con un anticipo temporale abbastanza importante a questo punto. Ma ritorniamo quindi però ai dati. Anche nella pandemia, quello che è che i dati non vanno letti come, cioè un modo di leggere le statistiche e di guardare i dati come sono oggi. Questa è una fotografia immobile del presente, no? Io misuro oggi in questi giorni una cosa e vi dico questo è quello che vedo. Però bisogna stare molto attenti, perché questa fotografia è immediatamente come realmente lo scatto di una fotografia, è qualcosa che già vive nel passato, no? È già parte del passato. In realtà i dati vanno messi all'interno di questi algoritmi proprio per trasformarli in un flusso che in qualche modo, attraverso le nostre capacità predittive, le nostre capacità di analisi di scenario e così via, ci permette di guardare al presente e un pochino al futuro, in una maniera in cui il dato viene usato, diciamo, come guida di possibili mappe di quello che può succedere. Questo in realtà, adesso ve lo dico,
non è limitato alle pandemie, non è limitato all'economia, non è limitato in realtà ai suggerimenti delle grandi compagnie di distribuzione e marketing, che poi a questo punto lavorano a livello del singolo individuo. Noi quando parliamo di pandemie parliamo di predizioni che riguardano la popolazione, quando in realtà voi avete degli algoritmi predittivi che riescono a giudicare se a voi piace un prodotto o no, stiamo parlando di una cosa diversa, stiamo parlando di qualche cosa che va verso il singolo, la singola persona. E com'è che succede questo? Beh, succede non perché questi algoritmi guardano quello che voi acquistate, sì, un pochino anche quello, ovviamente da lì si può captare degli interessi, ma in realtà quello che questi algoritmi fanno è che guardano quello che piace, viene acquistato, viene ascoltato, viene visto da milioni di persone, e in qualche modo, incrociando tutti questi dati, incrociando i vostri interessi con l'interesse di persone che hanno una certa similarità con voi ma hanno esplorato altre zone, altri prodotti, altra musica, altre cose, possono suggerirvi e capire meglio che cos'è che vi può piacere. Questo, vedete, porta il campo della predizione dell'algoritmo all'interno dell'individuo, cioè proprio del singolo. Oramai abbiamo talmente tanti dati che riusciamo a captare e capire quello che può piacere ai singoli, e ha creato negli ultimi anni una corsa alle predizioni, un qualcosa dove vogliamo prevedere tutto e subito. Addirittura nel mondo del calcio, io faccio sempre questo esempio in Italia, perché addirittura si possono fare degli algoritmi che danno predizioni di tipo sulle eventi calcistiche, sulle partite di calcio. Uno dei primi lavori, addirittura pensate, del 2010 del gruppo di Luis Amaral alla Northwestern University a Chicago, che mappò durante i campionati europei tutta la rete di scambi dei giocatori delle varie squadre durante le partite qualificatorie e riuscì a fare delle previsioni rispetto alla finale. Da lì in realtà noi adesso andiamo ben oltre. In Italia c'è un gruppo proprio a Pisa che si occupa di questo tipo di analisi, che è straordinario perché guarda addirittura a quella che è la performance dei singoli giocatori durante tutte le partite in una maniera molto molto capillare, e riesce a generare mappe appunto delle partite di calcio che vengono dati ad algoritmi di intelligenza artificiale proprio per fare le previsioni, e non solo per fare le previsioni ma per classificare i giocatori attraverso misure che sono misure di dati. Qui lo vedete, una misura che si chiama la centralità di flusso, sulla quale poi si dà per esempio un valore ai giocatori che poi viene usato, pensate, addirittura ultimamente per dare poi un valore economico durante le transazioni tra squadre dei giocatori. E questo non, voi dite, ma questa è fantascienza? No, guardate, la squadra del Barcellona ha un gruppo di data science che si occupa di fare di ricerca su questo ed è tra i più forti al mondo, appunto collabora con scienziati dei dati, ed è sempre più usato. Ci sono algoritmi addirittura poi invece che vanno a cercare di capire i vostri aspetti diciamo sulla salute, no? Ad esempio, guardando un account Instagram è possibile prevedere con una buona intervallo di confidenza se una persona sta per una crisi depressiva, e pensate, questo in base ai filtri che vengono usati quando voi postate le foto. Ora, questo addirittura è stato esteso a algoritmi che, guardando le rete di amicizie su Facebook e come cambiano, mappano il vostro rischio di divorziare, di cambiare lavoro e altre cose. Tutto questo sembra fantascienza, ma non lo è. Noi produciamo talmente tanti dati su noi stessi e in interazione con gli altri, che le macchine riescono a trovare questi schemi, queste pattern, si dice in inglese, che sono invisibili magari all'occhio nudo o non percepibili dai calcoli umani, ma lo sono a loro, e quindi in qualche modo aprono scenari futuri molto importanti. Ora, questo corrisponde a luci ed ombre, qui andiamo proprio in quello che era un po' il tema di questa discussione che la vostra insegnante vuole un po' portare, cioè questi algoritmi possono essere strumenti di progresso, possono diventare anche strumenti di controllo e manipolazione. Io qui non voglio fare il positivista, no? Però ovviamente questi algoritmi generano un riequilibrio dei poteri economici e politici enormi. Quando noi andiamo a dire che Amazon distruggendo perché ha un'enorme rete di un'infrastruttura logistica, i piccoli commercianti,
quella è una verità molto parziale. In realtà Amazon riesce a distruggere la concorrenza perché riesce a dire prima di qualunque altra persona, spesso anche di voi stessi, che cosa vi piacerebbe e che cosa vorreste comprare. Siamo poi diventati molto bravi a prevedere tutto, ma questo apre dei scenari, come dire, importanti quando si parla di qual è il limite oltre il quale non si deve andare, nelle previsioni. Qui non parlo di come si accedono i dati, io non sto parlando proprio di come dobbiamo regolamentare l'uso dei dati, ma addirittura di come dobbiamo regolamentare gli algoritmi predittivi, perché è giusto che io faccia delle previsioni se una persona sarà buona su un certo posto di lavoro o no, devo dargli o no quella, la chance di essere assunto, devo riuscire, posso in qualche modo invece vincolare le persone all'interno di alcune camere, si chiamano camere di risonanza, se io gli offro sempre solamente i prodotti che vengono decisi dalle macchine. Quindi in qualche modo dobbiamo definire un'etica delle previsioni, che è un concetto molto molto alto, molto molto ampio, molto di più di quello che è il dato. Soprattutto bisogna essere consapevoli di quello che è il pericolo più grande. Qui c'è la cittadinanza consapevole, cioè non dobbiamo dimenticarci che questi algoritmi sono linee di codice ed equazioni che eseguono delle istruzioni, non sono delle macchine pensanti. Questi algoritmi non sono altro che lo specchio di uomini che li programmano e dei dati che vengono dati da mangiare. Quindi in qualche modo, come dico io citando una frase di William James, molti algoritmi di intelligenza artificiale credono di pensare, ma in realtà stanno riorganizzando i loro pregiudizi, e questi pregiudizi sono i pregiudizi di chi li ha programmati, che hanno usato un certo tipo di dati, hanno assunto alcune regole, e quindi in qualche modo stanno mettendo loro dentro, loro stessi, un bias, come si dice in gergo, che può essere anche quello molto pericoloso. Cioè dobbiamo in qualche modo ricordarci che questi algoritmi non sono qualcosa di esterno, non sono degli oracoli nel senso vero della parola, ma sono in realtà qualcosa che disegniamo noi. Ed è qui che è importante, perché l'acquisizione da parte della società, di tutti gli individui, di una maggiore consapevolezza di questo potere e di come questo potere vada scrutinato, analizzato, è fondamentale. In qualche modo diventa fondamentale quella che noi chiamiamo alfabetizzazione numerica. L'idea è che bisogna capire quello che è dentro questi algoritmi, capirne i pericoli, capirne la loro natura, e questo avviene attraverso lo studio, questo avviene attraverso la preparazione, avviene attraverso appunto l'idea che tutti e soprattutto le persone della vostra generazione abbiano idea di che cosa vuol dire produrre un codice, cosa voglia dire produrre un algoritmo, e come questo in realtà si relaziona proprio al resto del mondo, compreso la parte umanistica, perché è lì che poi noi andiamo a introdurre i bias, è lì che noi andiamo a introdurre i problemi. Cioè, e qui io chiudo su questa frase, che lascio così: noi abbiamo fatto tantissima strada per in qualche modo uscire dal potere, no, delle caste, degli oracoli e dei loro sacerdoti che ci dicevano in qualche modo in maniera cieca che cosa dovevamo fare, e non dobbiamo ricadere nello stesso inganno con la parte adesso algoritmica e con la società algoritmica che stiamo costruendo, che ovviamente ci propone delle opportunità enormi, ma va usata nella maniera giusta, in modo di imparare a leggere queste mappe del futuro, sia a livello sociale, globale, politico, ma anche a livello personale di noi stessi, nella maniera appropriata. Io qui mi fermo, perché a questo punto spero che ci sia del tempo per fare un pochino di discussione con voi, e vi prego veramente, qualunque domanda mi fa piacere come dire, cominciare a ingaggiare questa discussione. Ecco, grazie mille, un intervento davvero illuminante. Adesso attendiamo le domande. Se qualcuno vuole scrivere nella chat qualche domanda, io potrei anticiparne qualcuna di qualche alunno che me l'ha mandata qualche tempo fa. Assolutamente, e soprattutto ragazzi, se siete in ascolto, realmente qualunque domanda sentitevi liberi di farla.
che sia su questa cittadinanza consapevole, sugli algoritmi o sulla pandemia, qualunque cosa, non siate timidi. Ce n'è già una di domanda scritta, quindi comincio da quella anziché da quella che pensavo. Qua c'è Matteo che chiede: le raccolte di tutti i dati sulle abitudini delle persone sono sempre lecite e morali o vengono anche fatte contro la volontà degli individui? Ah, una domanda di importanza colossale. Allora, se questi dati vengono raccolti contro la volontà degli individui, questo è un reato e quindi sicuramente è un problema. Purtroppo può succedere anche quello. In realtà quello che succede è che queste informazioni non vengono raccolte contro la volontà degli individui. Ogni volta che voi normalmente firmate, scaricate un prodotto sui vostri computer o sui vostri dispositivi mobili, telefonini, eccetera, in realtà voi vi ricordate, passate sempre per l'accettazione di una serie di clausole di un contratto. Ed è lì che scatta il problema, perché lì normalmente voi dite che questi dati possono essere usati e possono essere raccolti. Vi viene detto che sono raccolti per migliorare l'applicazione, sono raccolti per darvi suggerimenti che voi state cercando da quell'applicazione, però in realtà date il permesso a quei dati di essere analizzati e in qualche modo poi anche incrociati ad altre fonti di dati. Quindi è qui che scatta la consapevolezza. Voi dovete in qualche modo pensarci due volte, soprattutto pensate due volte, che ogni volta che qualcuno vi offre un servizio gratis, da qualche parte poi un guadagno ci deve essere. Quindi vuol dire che se voi avete, qualcuno vi dà un servizio gratis, qualche dato lo sta prendendo e qualche cosa che lui poi può commercializzare, quindi qualche cosa ci viene preso, no? Lo stesso, la consapevolezza deve essere anche in quello che è il comportamento sui social network. I social network molto spesso sono dei social network che automaticamente, nel momento in cui voi condividete l'informazione in forma pubblica, permette la raccolta di quei dati. E che lì voi automaticamente state consentendo una raccolta di dati che può essere importante, può essere usata per fini economici, può essere usata per tanti altri fini. Quindi è importantissima avere questa consapevolezza di interazione con il mondo che ci sta intorno, algoritmico. Alcune cose sono meravigliose, anche a me mi piace tantissimo avere appunto delle applicazioni GPS che mi dicono come andare e dove andare quando devo cercare un indirizzo. Voi non ve lo ricordate, siete così giovani. Io quando ero giovane, alla vostra età, in macchina noi avevamo una cosa che si chiamava stradario, cioè invece di GPS, che non esisteva, dei navigatori non esistevano, noi avevamo delle specie di pagine già, dei libroni enormi con dentro tutte le mappe della città, e noi cercavamo di capire come si doveva andare da una parte all'altra della città con quelli, se non conoscevamo un indirizzo. Bene, adesso no, è tutto bellissimo, è meraviglioso, però ricordatevi che ogni volta il vostro traffico, l'indirizzo che voi avete chiesto, eccetera, viene collezionato e fa parte della banca dati di quell'operatore. Ok, ci sono altre domande, sempre sulla chat, che lancio. Una è di Federico, che chiede quanto tempo ci vuole per creare un algoritmo da zero. Questo dipende da quant'è la complicazione dell'algoritmo. Se facciamo un semplice algoritmo, è qualunque cosa, Federico, quindi vuoi risolvere le equazioni di secondo grado algoritmicamente, è una cosa che può richiedere pochi minuti, no? Un algoritmo come quelli di cui io vi ho parlato richiede moltissimo lavoro normalmente dietro, richiede mesi e mesi di lavoro e soprattutto poi ha il problema dell'analisi dei dati, devono arrivare, ci sono anche i tempi per gestire, diciamo, tutto quello che è l'analisi dati. Io vi faccio un esempio su quello che, per esempio, è il nostro lavoro di algoritmica per i modelli computazionali delle epidemie.
un lavoro che noi nel mio team abbiamo cominciato oltre 15 anni fa, è stato raffinato negli anni, quindi in realtà sono periodi che hanno finestre addirittura di anni di elaborazione, dove l'algoritmo migliora, viene cambiato, il tipo di dati, anche quello viene cambiato, migliora, vengono integrati in maniera diversa. E questo, pensate che non viene fatto solo da me, ma viene fatto da tantissimi gruppi che con algoritmi un po' diversi, che vengono poi confrontati, analizzati, quindi c'è tantissimo lavoro dietro, sia di ricerca, sia di sviluppo e supporto, e poi per girarli in tempo reale, purtroppo questo è il gergo, no? Un algoritmo poi si gira quando viene implementato, lì anche ci sono algoritmi che richiedono tempi molto molto lunghi, per accorciarli si richiede quello che si chiama supercomputing o la possibilità di far implementare quegli algoritmi a migliaia di computer in parallelo, e tutte queste sono tecniche, anche quelle che sono tantissimo lavoro, però appunto si va dai pochi minuti agli anni, e c'è una gamma media. Si parla dei bravi programmatori, alcuni per fare scraping di siti web, per fare analisi, eccetera, alla fine si può essere così bravi che in qualche ora si riescono ad avere risultati straordinari, impressionanti. Partito l'audio. Ecco, io la sento, Daniela. Ok, adesso sì. No, era sparito l'audio improvvisamente. Qua stanno domande, è esploso il pubblico. Matteo alla riscossa chiede: l'utilizzo di questi algoritmi porta dei vantaggi e degli svantaggi. Qual è secondo lei il vantaggio più grande e invece lo svantaggio? Allora, il vantaggio più grande è quello che io chiamo intelligenza aumentata, cioè noi in qualche modo usiamo questi algoritmi per essere più intelligenti, cioè il fatto che noi possiamo fare ricerche sul web in tempo reale, che noi possiamo usare la navigazione, che possiamo usare anche adesso linguaggi di programmazione di un certo tipo, cioè tutto questo aumenta la nostra intelligenza in una maniera che diventa realmente quasi fisica. Io non so se voi ragazzi vi siete mai sentiti uscire, magari siete andati a scuola e per una mattina vi siete scordati il telefono. Io non so se a voi succede, a me succede, è una cosa che è quasi come una mancanza fisica, è come se io non avessi qualcosa che fa parte del mio corpo, proprio perché oramai è diventata qualcosa che è con noi costantemente, è una digitalizzazione in parte anche della nostra persona che accede a un pensiero, a un accesso di dati esterno, e quindi è l'aumento della nostra intelligenza, che è simbiotico con la macchina, perché questi algoritmi a loro volta diventano sempre più bravi, cuciti come un abito intorno a noi, più noi li usiamo, no? Per cui poi se abbiamo suggerimenti migliori, sappiamo meglio, già ci dicono dove vogliamo andare, che cosa stiamo cercando, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo questo è un ciclo molto molto positivo, rende la vita molto più facile, voi non lo sapete quanto era molto più complicata prima, appunto. Poi per me questa sensazione del telefono come oggetto fisico è una sensazione strana, io sono di una generazione che ha vissuto per molto tempo senza il dispositivo mobile, quindi proprio è una grande separazione, lo vedi proprio come differenza. Però in realtà il grande pericolo è quello, questi dati passano attraverso in realtà delle entità che acquisiscono questi dati, e quindi in qualche modo riescono a sapere di noi, degli altri individui, in maniera molto molto capillare, una maniera molto importante, cioè quando voi avete sentito di alcuni scandali come quello di Cambridge Analytica, perché io ho sentito in cui si profilavano gli elettori per mandare messaggi elettorali calibrati, eccetera, cioè lì si entra in aree dove ci sono grandi zone d'ombra, perché qual è il diritto che appunto guardando a tutti i dati che si producano io possa essere così, come dire, tipizzato, segmentato in tutti i miei interessi in una maniera molto efficiente, che poi porta in qualche modo a una manipolazione
attraverso l'invio di messaggi di un certo tipo. Lo stesso tempo l'uso di algoritmi predittivi per definire appunto se uno ha, si merita o no un certo posto di lavoro durante... cioè ci sono tantissime cose dove questi dati diventano, dicono talmente tanto di noi che gli algoritmi predittivi vanno a infrangere una serie di limiti etici, e lì è quello che stavo menzionando prima durante la chiacchierata, durante la presentazione, e quello è un pericolo. Ed è, guardate, si possono fare milioni di regolamentazioni, come dicevamo, ma la cosa importante è essere consapevoli di questi pericoli. Da lì parte il processo di mitigazione dei rischi. Ok, allora passiamo alla prossima. Cerco di compattare tre domande, mi sembra che siano abbastanza collegate, di Giorgia, che inizialmente fa riferimento al testo di Asimov, Visioni di Robot, e pone una domanda che Asimov pone nel libro e lei la ribalta al relatore. Con il progresso tecnologico tutto dipenderà dalle intelligenze artificiali. La gente senza lavoro come farà quindi a mantenersi e a sopravvivere? E il fare sempre più affidamento sulle intelligenze artificiali non porterà ad una progressiva regressione e atrofizzazione del pensiero anche creativo e critico? Oh, allora, questa è una domanda bellissima, e mi fa piacere vedere che Giorgia ha letto Asimov, di cui anch'io sono un grandissimo fan, e nel mio libro infatti cito in realtà la fondazione, non Visioni di Robot, ma Asimov va oltre la fantascienza, in realtà in alcuni momenti sembra quasi profetico, no? È una domanda anche questa straordinaria. Qui parliamo di qualche cosa che è la definizione del nostro rapporto con l'intelligenza artificiale. Io credo che l'intelligenza artificiale come sostitutivo dell'uomo sia un falso sillogismo. Intelligenza artificiale non è intelligenza nella definizione dell'uomo, ma è, diciamo, come dicevo prima, un aiuto per il nostro modo di pensare e per cercare di trovare alcune pattern, forme, cose che noi non riusciamo a vedere in montagna di dati, ma che se poi noi non le riusciamo a leggere, ad aprire all'interno, cioè aprendo le scatole nere dell'intelligenza artificiale, diventano spesso poi anche poco utilizzabili. Quindi in realtà io credo a questa simbiosi tra le macchine dal punto di vista dell'intelligenza artificiale e l'uomo, dove l'intelligenza artificiale ci renderà più intelligenti e noi renderemo l'intelligenza artificiale più intelligente e più più agile, più brava. Questo non vuol dire che noi perderemo lavoro. Quello che noi dobbiamo fare è definire nuovi lavori. Cioè, è vero, ci saranno robot che fanno i lavori che noi non vogliamo fare. Dobbiamo creare un mondo in cui in realtà i lavori diventino proprio quella parte creativa che l'intelligenza artificiale può addirittura amplificare. Cioè, non scordiamoci di quanto sia l'intelligenza artificiale abbia aumentato la nostra produzione creativa, cioè tutto quello che passa attraverso algoritmi e la possibilità di quello che noi possiamo fare con gli algoritmi. Pensate dal punto di vista della musica, dell'arte, delle performance, della cinematografia, cioè in realtà ci aiuta a infinitamente a coltivare quegli aspetti creativi. Per cui in realtà io credo che dobbiamo andare verso una lettura meno timorosa, ma in realtà dove andiamo ad apprezzare proprio il fatto che l'intelligenza artificiale può liberare nuove forze creative, può renderci più creativi. Certo, per renderci più creativi dobbiamo anche regolarla bene, ad esempio in tutto quello che è il suo suggerire quello che ci piace, non ci piace, quello che vogliamo comprare. Non vogliamo rimanere ingabbiati
in queste camere d'eco, in queste cose rimbombiamo sempre con la stessa informazione. E ci sono tante cose che vanno corrette, viste, però appunto non è un falso sinonimo dire oddio, noi diventeremo delle persone sedute su una sedia che sono controllate dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale stessa, se noi rimaniamo seduti su una sedia, diventa più stupida, perché poi si nutre di quello che facciamo, di quello che chiediamo, di quello che pensiamo. Quindi è fondamentale tenerla via. Guardate all'intelligenza artificiale come, e questo ve lo prego, voi siete il futuro, voi sarete appunto la prima generazione di uomini che avrà realmente questa fusione ancora di più con l'intelligenza aumentata. Guardate all'intelligenza artificiale come un'opportunità, come una estensione delle vostre capacità, sia analitiche ma anche creative. E poi, certo, bisogna avere consapevolezza e saperla usare nella maniera giusta. Ottimo, molto bella questa parte, molto stimolante, apre molti scenari. A proposito di scenari, adesso c'è Francesco che chiede se è mai capitato nella creazione di un algoritmo a lavori inoltrati di essersi accorto di aver tralasciato la considerazione di una determinata tipologia di dati. Francesco, tutti i giorni. Guarda, questa è una domanda straordinaria ed è la domanda che vorrei per tutti voi passare due giorni nella vita di chi genera algoritmi, e poi immaginatevi in una situazione come questa adesso con Covid, di che cos'è il vero lavoro con gli algoritmi. È un lavoro che è pieno di continue correzioni, di continue scoperte di dati che non sono stati, che non erano disponibili, che diventano disponibili, che poi scopri che in realtà però sono troppo sporchi, troppo inesatti, che possono addirittura, come dire, far deragliare il tuo algoritmo di dati che devi integrare, di cambiare il ritmo, e di quelli che noi chiamiamo i bugs, cioè il fatto che purtroppo ci sono fai giornate di lavoro che vengono inficiate dal fatto che poi hai dei piccoli errori qua e là che tutti noi commettiamo costantemente, quindi c'è una costante revisione. Voi immaginate che, per esempio, per tutta quella che è l'algoritmica di un laboratorio come il mio, che spesso devi avere algoritmi in parallelo che gestiti o generati da persone diverse, in modo che di controllare che siano allineati, proprio per evitare i problemi di errore, i problemi di usare un dato e invece vuoi che magari l'algoritmo lo usi, altro no, per vedere le differenze. Quindi si apre un mondo che non è un mondo spesso c'è questa fantasia di immaginare i laboratori computazionali come un posto dove semplicemente c'è qualcuno, come spesso poi anche nei film, no? C'è il mago che scrive le linee di codice in tempo reale sulla tastiera come se fosse una cosa normale, tutto funziona e si chiude lì. Magari in realtà è una lotta lacrime e sangue costante con il codice e con i risultati. Che è anche poi, fatemi dire, la sua bellezza, perché proprio nello scrivere un codice c'è una parte che è anche ricerca, che è anche pensiero. Codice scritto male può funzionare lo stesso, e il codice scritto bene magari invece però esegue tutto quello che va eseguito in un decimo del tempo e cambia fondamentalmente le possibilità che tu puoi aprire attraverso il fatto che ci sia un'implementazione 10 volte più veloce. Quindi ci sono cose molto 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 belle anche in questa fatica, in qualche modo. E questa è un'altra cosa che spesso non traspare, quindi fatemelo dire: il codice, la scrittura di codice è un processo creativo di per sé, cioè è dentro. Voi non sapete, ma guardando un codice puoi vedere chi l'ha scritto a un certo punto, perché puoi vedere
la sua bravura, dove la bravura dice, ma come, un codice andrà scritto così? No, un codice è un linguaggio, e in questo linguaggio c'è modi di parlarlo molto molto diversi, con raffinatezze, sottigliezze diverse, soprattutto con schemi logici che diventano creativi. Allora, adesso c'è una domanda di Michelangelo, che dice che a partire dal testo L'algoritmo e l'oracolo, dice che gli è rimasto impresso il problema della black box, e se è possibile trovare un modo per non rimanere indietro rispetto alla capacità di conoscenza delle macchine. Questo è un problema molto, molto grande, che è molto, molto studiato, perché appunto è l'idea che non vogliamo avere questa scatola nera, cioè avere un risultato, no? Ad esempio, io un po' ne parlo, credo, nel libro, ma ci sono tanti, magari lo avete sentito, ci sono degli algoritmi che vengono usati dai sistemi giudiziari per decidere se una persona può essere in qualche modo messo in libertà su cauzione, o comunque in attesa di giudizio, può essere accorciati i suoi tempi di detenzione, eccetera, eccetera. Ci sono gli algoritmi che decidono, a seconda appunto di quelli che sono i vostri guadagni, il lavoro, eccetera, se voi avete diritto a un mutuo o no. Ecco, lì avere un algoritmo che è una scatola nera è un problema, perché poi in alcuni casi si scopre che dentro quegli algoritmi hanno dei pregiudizi. Perché dei pregiudizi? Perché possono avere dentro, per come sono programmati e i dati che hanno su cui sono stati esercitati, avere delle discriminazioni rispetto a certi ceti sociali, a certe razze, possono avere discriminazioni rispetto a quello che è un background socio-economico. E poi però la decisione viene usata rispetto ad una persona singola. Quindi in qualche modo noi vogliamo aprire queste scatole nere per avere quello che si chiama auditing, cioè fare un'audizione e capire realmente che cosa e qual è il processo che la macchina fa nell'arrivare alla sua decisione. Questo è un processo però, diciamo, molto complicato. Ci sono tantissimi gruppi di lavoro che ci lavorano per creare appunto dei sistemi che riescano in qualche modo a fare auditing di quelli che sono gli algoritmi che vengono messi nel dominio pubblico, cioè che vengono usati dal punto di vista dei fenomeni sociali e così via. È più difficile farlo per algoritmi che sono ovviamente di tipo privato, privatistico, come quelli per esempio per le raccomandazioni degli acquisti, eccetera, però lì quello che l'auditing è in realtà un grande bisogno è quello, è un auditing che viene fatto da chi sviluppa quegli algoritmi stessi, perché cercare di individuare qual è il percorso, il motivo di base, qual è il motivo meccanico che porta appunto a capire perché se ci piace una cosa ce ne piace anche un'altra, è una cosa importante che poi può aprire la strada ad algoritmi predittivi molto più sofisticati e ancora migliori. Quindi in realtà l'apertura del black box è fondamentale sia per gli aspetti appunto di trasparenza, di evitare che ci siano questi bias e queste cose, sia per sviluppare in realtà forme di algoritmi predittivi che ci facciano realmente capire la fisica dei processi, la natura dei processi, e non solo, diciamo, ci fanno accettare passivamente un risultato, e soprattutto ci possono far capire quando il risultato è sbagliato, perché questi algoritmi sbagliano. Ricordiamoci che gli algoritmi stessi sbagliano. Ok, allora passiamo alla prossima domanda, che è la domanda di una prof che si occupa di orientamento e chiede quali suggerimenti per le scelte universitarie è possibile dare agli studenti che sono interessati nell'ambito dello studio dei sistemi complessi, tenendo conto anche che spesso la prima scelta è l'informatica, ma è sempre la scelta migliore? Ma in realtà io non
Appunto, come vi dicevo in proprio brevissimo all'inizio, io ho avuto una traiettoria di lavoro scientifica così, come dire, non rettilinea ma curvilinea, no? È inaspettata. Io credo poco all'importanza della scelta iniziale. Si può avere una laurea in fisica e diventare poi appunto degli esperti di intelligenza artificiale, si può avere una laurea in informatica e diventare degli esperti di intelligenza artificiale, ma si può anche partire dalla biologia per poi arrivare a dare contributi importanti in quell'area. Io mi occupo, per esempio, nel mio, diciamo, l'istituto che io dirigo qui è un istituto dove sono rappresentate dalle scienze sociali, e parlo di scienze, da scienze politiche fino alla matematica rigorosa, proprio per avere un'interdisciplinarietà che permetta un approccio in casi trasversale, di cui c'è bisogno in modo trasversale. Quindi in realtà la cosa importante che credo sia da sottolineare è intanto che la scuola dell'obbligo, se non altro, permette agli studenti di avere quell'alfabetizzazione numerica che è importante. Cioè, io credo che lì ci sia un bisogno di rinnovare spesso i curriculum e aprire la strada a una formazione dove oramai il pensiero numerico, la logica algoritmica, eccetera, facciano parte del percorso in maniera forte, anche se si è nell'area umanistica. Ricordiamoci che gli algoritmi oramai adesso vengono usati nell'aspetto, cioè se uno fa l'avvocato, c'è tutto quello che si chiama data science impact nelle scienze umanistiche. Quindi in realtà diventa fondamentale anche lì in una maniera che è orizzontale. Ed è importante proprio anche poi per una cittadinanza informata, per una comprensione del mondo che ci è intorno. Dopodiché, se si vuole realmente lavorare in quei campi, sicuramente una laurea della parte scientifica, diciamo nel comparto scientifico, sicuramente aiuta, però non è che uno debba eventualmente solamente andare intraprendere un cammino in informatica. E, come dice appunto, ingegneria ha delle enormi, ha un enorme impatto in tutto quello che è la parte intelligenza artificiale, algoritmi. E quindi, cioè, ci sono molte, molte scelte che si possono fare, e importante è poi in qualche modo avere sempre, tenersi aperti al resto, a quello che è accanto in qualche modo, cioè non guardare solamente la specializzazione in maniera molto, molto verticale, ma cercare sempre di guardarsi intorno, cioè sempre di vedere, di captare quali sono le opportunità per un'evoluzione nel proprio lavoro, nel proprio percorso formativo, e poi, se ovviamente è un grande piacere rispetto che è la parte appunto algoritmi, e poi appunto la parte algoritmi va sempre in qualche modo sposata a qualche cosa, cioè a un'applicazione, quindi a quale interesse poi uno realmente vede come parte applicativa. Ce n'è una che può essere più di natura scientifica, una che può essere più applicativa dal punto di vista invece dei processi industriali, cioè ce ne sono infinite, e quello fa parte anche del quindi, diciamo, io direi sempre, è quello che dico sempre a tutti i miei alunni, soprattutto la cosa più importante è trovare qualcosa che amate. Imparare e studiare qualcosa che non amate è la cosa più difficile del mondo, credo sia addirittura impossibile, secondo me, farlo bene. Trovate qualcosa che vi piace, che vi dà godimento. Poi c'è tempo, appunto, su quello magari per inserire. Però se io adesso imparo un po' di artificial intelligence o di machine learning e lo posso applicare a quello che sto facendo, quello ben venga. Se poi il gusto invece, proprio la passione, è il machine learning, allora certo, alcune facoltà possono essere meglio di altre. Mi sono dilungato, scusatemi.
Invece è molto utile anche questa indicazione, perché mai come ora sarebbe necessario dare qualche dritta in più per l'orientamento, soprattutto in un momento in cui i ragazzi fanno orientamento in uscita solamente in modo virtuale, quindi è difficile anche non essendo fisicamente nei luoghi, diciamo, accademici, capire un pochino come scegliere, quindi penso che anche questa chiacchierata sia molto utile. Adesso c'è Virginia che chiede se sono mai accaduti degli episodi in cui gli algoritmi hanno manipolato le decisioni della massa. Questa è una domanda anche di Virginia, importante. Ci sono un paio di casi in cui, appunto, quando si parla dei pericoli alla Cambridge Analytica, cioè alcune cose che si sono svolte intorno alle elezioni, ci sono state cose opache. Sicuramente gli algoritmi vengono usati in generale comunque per orientare le masse in una maniera o l'altra. Se tu pensi a tutto quello che succede appunto con i sistemi di raccomandazione, è ovvio che all'interno di quei sistemi c'è una voglia di orientare vari settori della società, vari settori, varie tipologie di persone verso certe direzioni. Quindi in realtà quello c'è sempre stato, non è che è una cosa nuova. La pubblicità della televisione cerca di fare esattamente la stessa cosa in una maniera meno sottile. Spesso, appunto, ed è qui importante, mentre oramai tutti noi riconosciamo in alcuni strumenti, come ad esempio la pubblicità televisiva o giornalistica, eccetera, il tentativo di manipolazione o di direzione di una certa parte delle persone, è più difficile, meno trasparente con quello che sono gli algoritmi. Poi invece ci sono algoritmi importanti, e questo è successo anche con Covid, che hanno orientato decisioni di policy making, questo sì, dal punto di vista di cosa fare, cosa non fare, quali sono i rischi e via. Non sempre ci si riesce, non sempre magari era la decisione giusta e così via, però sicuramente a questo punto sono un oggetto che non è solamente nella nostra vita del singolo individuo, ma gli algoritmi hanno un impatto sociale estremamente forte. Ok, allora adesso c'è un'altra domanda di Matteo che è sempre più incisivo nelle sue richieste, e questa è una domanda veramente importante per me. I dati utilizzati a scopo di ricerca vengono comprati dagli scienziati, vengono donati o come vengono acquisiti da voi? Allora, i dati a scopo di ricerca ce ne sono di vari tipi. Noi nella ricerca quello che dobbiamo fare è di avere quello che si chiama Institutional Review Board, cioè noi non possiamo usare dati di individui o persone se non passiamo attraverso un'approvazione e se non abbiamo il consenso delle persone. Possiamo usare dati pubblici anche lì con limitazioni e attenzione, cioè ad esempio l'utilizzo dei dati dei post pubblici su Twitter, quello può essere usato entro certi limiti, cioè noi dobbiamo poi però non usarli sempre in maniera aggregata, statisticamente neutra, eccetera, eccetera, cioè non potremmo mai fare l'analisi di una persona nel suo singolo, no? Cioè, quindi ci sono tutta una serie di regole e in qualche modo devono essere, cioè se si va invece ad usare il dato della persona, quel dato deve essere richiesto, deve essere donato dalla persona attraverso il consenso informato e tante altre cose. Ovviamente c'è poi dati che arrivano invece dal mondo delle big tech, no? Che anche noi ricercatori possiamo usare. Quei dati vanno però, devono essere preparati in una maniera che per noi non, che a noi ricercatori non permetta di individuare la persona singola all'interno di quei dati. E qui c'è un grande campo di ricerca, perché ovviamente
questi dati possono essere molto importanti, ad esempio pensate per Covid quale può essere l'importanza magari di sapere dove una persona è stata, dove si è avuto la sua infezione, eccetera, però devono essere comunicati al ricercatore in una maniera che sia privacy preserving, si dice in inglese, cioè che preservi la sua privacy. Quindi questi dati devono essere strutturati in una maniera che l'utilizzatore, la persona, non sia identificabile. E questo è difficile in molti casi. E quindi c'è addirittura un campo di ricerca, per esempio il gruppo che parlavo di prima di PISA, di Lab del CNR, è un gruppo molto forte a livello mondiale che si occupa di privacy preserving technology, proprio per far sì che i dati possano essere usati poi negli algoritmi degli scienziati e per lo sviluppo di sistemi, per esempio, predittivi migliori per le malattie, per il traffico e così via, senza che si vada a inficiare appunto sulle tariffe del singolo utente. Quindi in realtà per noi ricercatori la vita è un po' più complicata, ed è il motivo per cui adesso molta ricerca di frontiera su questi argomenti si fa proprio all'interno delle big tech, perché loro in realtà siedono su quei dati. Voi quando avete firmato la vostra acquisizione del prodotto, quando voi dite che andate su Facebook e Twitter, il consenso a chi è all'interno di Twitter e Facebook di analizzare quei dati. E quindi se tu lavori all'interno di quelle compagnie puoi fare una ricerca che è più difficile da fare esternamente, in qualche modo in maniera accademica, ed è il motivo per cui infatti adesso alcuni dei centri di ricerca di queste grandi compagnie nazionali e internazionali hanno dei gruppi di ricerca che sono fortissimi e che sviluppano algoritmi straordinari che vengono usati internamente, poi però possono essere anche usati esternamente nella loro forma algoritmica senza dati, proprio perché accedono in qualche modo a un pochino più di dettaglio di quello che invece si può fare esternamente. Questa è quello, appunto, però è una limitazione giusta che serve ad evitare alcuni poi usi non appropriati del dato, che purtroppo sono successi, perché ad esempio alcuni scambi c'è stata questa idea che i ricercatori compravano dati dalle compagnie, questi dati erano comprati ma non erano analizzati, quindi ovviamente cioè, bisogna essere molto attenti anche lì, avere sempre voi utenti, quando vedete, leggete delle ricerche, farvi la domanda: ma questi dati come sono stati presi? Quali misure di controllo? Questi gruppi avevano questi institutional review board, eccetera, eccetera, per capire che tutto si sia mosso all'interno dei confini giusti e appropriati di quello che è la ricerca che coinvolge individui. Questo è un campo che nella ricerca medica esiste da tantissimo tempo, perché come potete immaginare i dati sui pazienti, sulle persone, hanno lo stesso tipo di delicatezza, no? Se io faccio un esperimento su un vaccino, per esempio, per vedere se funziona o no, io devo fare portare nell'esperimento magari decine di migliaia di persone, queste persone devono aver firmato il consenso informato, devono rimanere anonime, eccetera, eccetera. Il microfono perché l'avevo spento. Allora, Nicole adesso invece chiede ancora sul Covid riguardo all'odierna pandemia, come hanno contribuito i modelli epidemiologici a far dialogare il mondo della scienza e quello della politica? Nicole, questa è una domanda anche questa molto, molto bella, molto profonda, che richiederebbe, guarda, questa è una domanda che richiede un'altra lezione di un'altra discussione lunga. Vedi, c'è, secondo me, anche qui è stato molto comunicato male come la scienza lavora con la politica o con la politica delle decisioni. La scienza non si può sostituire alla politica delle decisioni, le decisioni sono alla fine politiche. La scienza dà delle guide, dà delle evidenze, dà dei dati.
Ad esempio, con Covid, quello che la scienza può dare sono tutte le sue conoscenze su quello su che cosa è Covid, può dare le sue analisi su dove vede la traiettoria della curva, su quale può essere l'effetto delle varianti e tutto quello che sa sugli effetti delle chiusure, dei lockdown, del contact tracing, del testing, eccetera, eccetera. Su questo la scienza crea anche degli scenari, crea delle mappe del futuro. Poi però alla fine sono i politici e i decisori che decidono. Perché? Perché queste informazioni vanno poi, come dire, comparate alle risorse che un paese ha, l'infrastruttura che il paese ha, lo stato dell'economia, l'effetto che alcune misure di controllo del virus possono avere sull'economia, quindi diventa un qualche cosa che è molto molto più complesso, incluso anche proprio l'accettazione dell'opinione pubblica di quello che possono essere certe decisioni. Quindi, come vedi, è un esercizio che poi è molto molto complicato, di cui io ho molto rispetto. Io sono stato in tante di queste stanze, diciamo, di discussione, e è fondamentale che lo scienziato faccia lo scienziato e il decisore faccia il decisore. Sono due cose tutte e due molto difficili e molto complicate in quelle situazioni, soprattutto per quelle di emergenza, ma dove bisogna avere rispetto, cioè lo scienziato non si può sostituire al decisore e il decisore non si deve sostituire allo scienziato, nel senso che l'evidenza deve essere quella che è apportata dalla scienza. Allora, purtroppo voi avrete sentito tante volte in questi ultimi tempi, in questo anno, i politici, non solo italiani ma di tutto il mondo, dire: noi facciamo quello che ci dice la scienza. Non è vero. Loro sono stati messi di fronte a una serie di possibili decisioni che erano basate su evidenze scientifiche e poi loro hanno fatto una decisione, e questo è fondamentale da capire. Il rapporto vero tra scienza e politica e decisioni è quello proprio di capire i ruoli, ed è la cosa più importante, dove ci deve essere una comprensione da parte dello scienziato che deve offrire anche le sue incertezze, deve saper offrire tutto quello che è quei coni di incertezza che vi facevo vedere, il fatto che molto conoscenza all'inizio soprattutto di alcuni eventi non è disponibile, e il politico deve essere molto onesto nel dire che alcune decisioni non si sono potute fare anche se erano quelle migliori, perché non c'erano le risorse, perché non c'era un'infrastruttura per farle, perché non c'era una preparazione, perché altrimenti si entra in un'area molto, molto ambigua. Quello che tu potresti aggiungere a questo è: vabbè, ma noi abbiamo visto però nell'italiana una scienza che è molto divisa e che ha battibeccato sui media, eccetera. Allora, vedi, io su questo vi voglio dare un altro, spero, messaggio. La scienza non sono gli individui, non è uno scienziato. La scienza è un processo che lavora attraverso un consenso della comunità scientifica, e vi assicuro, il consenso della comunità scientifica non è mai stato conflittuale. Il consenso della comunità scientifica per Covid è stato sempre molto grande. Guardate, la scienza ha enormi conflitti, ovviamente, perché è un processo di scoperta e quindi anche di idee che sono in conflitto, ma su Covid molte delle cose che è stato detto, ma questo non si sa, questo è in conflitto, quelle persone dicono così, se uno guardava la comunità scientifica internazionale, le grandi agenzie, eccetera, in realtà c'era un consenso molto, molto forte. Ok. Rachele invece passa ancora a parlare dell'intelligenza artificiale e chiede se l'intelligenza artificiale è solo in grado di rielaborare dati oppure potrà anche pensare, tra virgolette, ovvero formulare ipotesi autonomamente. Ma l'intelligenza artificiale può formulare ipotesi sempre sulla base dei dati che vede, cioè in qualche modo è vincolata ai dati che analizza, e su quello può fondamentalmente individuare delle ipotesi
di strutture che sono all'interno di quei dati, e quindi in qualche modo cominciare anche a sviluppare, ad articolare una qualcosa che è più vicino al pensiero. Il nostro pensiero creativo però è diverso, e quello ancora nell'intelligenza artificiale non c'è. Quindi qui bisogna stare attenti su che cosa vuol dire formulare ipotesi. Ci sono delle ipotesi che sono assolutamente, come dire, di tipo creativo, immaginativo, non agganciate neanche ai dati, per cui addirittura noi per quell'ipotesi dobbiamo raccogliere dei dati. Questo è un processo che per la macchina diventa molto, molto arduo, no? Mentre invece ipotesi che arrivano dai dati, cioè tra queste possibili ipotesi di relazioni all'interno dei dati, quali siano quelle corrette, lì l'intelligenza artificiale può lavorare molto bene. Adesso c'è un'altra domanda di Francesco che chiede, in merito alla creazione di un algoritmo, l'aver tralasciato un dato nella sua creazione, anche se non molto influente, quanto incide? Questo, Francesco, è un problema molto grande, perché è importante per capire quali sono realmente i dati fondamentali quando si prendono, si usano gli algoritmi per creare scenari che poi vengono usati nel decision making, cioè quanto è importante aver tralasciato questo dato. Quali sono i dati fondamentali per realmente avere qualcosa che funzioni dal punto di vista predittivo dell'analisi? Questo è qualcosa che è molto, questo è argomento di ricerca. Per alcuni campi lo sappiamo, per altri meno. Questo è qualcosa, se tu pensi al di là della parte, diciamo, proprio dell'intelligenza artificiale, se pensi a tutto quello che è la parte di algoritmi basati sulle equazioni che usiamo nella meteorologia, lì noi abbiamo una conoscenza anche lì di quello che serve, e a seconda della scala delle previsioni di che cosa va inserito per avere più o meno efficaci previsioni. In altre aree questo ci sfugge, cioè quanto è importante nell'ambito dell'epidemiologia sapere realmente, avere i dati della malattia divisi per sesso dei pazienti o per età, o per, in alcuni casi questo non è dato saperlo. E magari noi quei dati non li abbiamo, pensiamo che non averlo non impatta molto sulla decisione del problema, e poi invece può essere importante. Quindi quello è argomento di ricerca ed è qualcosa che è molto, molto importante ogni volta cercare di determinare il più possibile. Adesso c'è una domanda che pone una questione su un piano filosofico, e chiede Francesco se ci può essere un legame, o se si può dire che c'è un legame tra principio antropico e scienza delle predizioni. Principio antropico, ma sai, la scienza delle predizioni è una scienza, cioè è una scienza in realtà molto, molto antica. Cioè la scienza delle predizioni nacque... nasce con il nostro pensiero in qualche modo, col voler cercare di capire come si muovevano gli astri, perché poi in realtà aveva un impatto sulla nostra comprensione dei cicli meteorologici e quindi poi tutto quello che aveva l'impatto, no, su raccolti, sulle attività sociali, eccetera. Ora, tutto questo è ovviamente legato al fatto che noi come uomini siamo sempre più in grado di controllare, anche attraverso l'intelligenza artificiale, quello che c'è intorno. Questo cosa vuol dire da un punto di vista del ruolo dell'uomo? Cioè, ovviamente entriamo sempre di più in tutti i problemi che sono legati a quello che voi avrete sentito come antropocene, cioè il fatto della società, cioè del cambio, no, che l'uomo sta generando non solo all'interno della società, ma proprio nel pianeta Terra, e quindi nella sua
relazione nel suo insieme. C'è una parte di, come dicevo prima, di antropomorfizzazione dell'intelligenza artificiale, cioè automaticamente la stiamo costruendo usando noi come paradigma di quello che è il pensiero, e quindi poi anche la facciamo vicino a noi, il che non vuol dire che per forza sia la cosa migliore per sviluppare intelligenza artificiale. Quindi ovviamente il nostro essere uomini entra dentro questa discussione, poi in maniera filosofica è un discorso molto, molto, ancora molto più complesso in qualche modo. Ci sono ancora alcune domande, speriamo di non avere ormai seccato la gola del relatore. Dunque, Matteo Righi che chiede ancora, oggi chi detiene la proprietà di tutti i dati detiene anche una sorta di potere nei confronti del resto delle società del mondo o addirittura degli stati? Questa è un'altra domanda molto, molto buona, molto, molto profonda. Sì, chi possiede i dati ha un enorme potere, non c'è, questo è sicuramente non discutibile. Come dicevo prima, il possesso dei dati, il possesso di capacità algoritmiche in grado di analizzare questi dati stanno cambiando gli aspetti e gli equilibri politici ed economici del mondo. Quindi ovviamente c'è, e io questo lo menziono a un certo punto nel libro, noi ci dobbiamo rendere conto che ci sono alcune compagnie private che in questo momento hanno più dati di quanti ne dispongano i governi, in qualche modo hanno più accesso ai dati di quanto lo abbiano i governi. E quindi questo è fondamentalmente una cosa molto importante che va discussa dal punto di vista delle relazioni. Fate vedere che questo è emerso completamente, ad esempio, durante il problema di Covid. Il problema di Covid ha mostrato che se noi vogliamo avere dati molto capillari sui contatti tra le persone, la mobilità delle persone, che possono essere usati per algoritmi predittivi più funzionali, bisognava rivolgersi alle grandi compagnie esterne, non erano a disposizione delle agenzie governative. Questo è un primo esempio di come appunto in qualche modo ci sia qualche, il dato a questo punto diventa una cosa così importante ed è all'esterno di quello, è in mano anche in maniera molto importante a quella che è la realtà privata. Okay. Ci sono altre tre domande e dopo queste direi che probabilmente chiuderemo perché il tempo fugge, comunque sono tre belle domande e sono ancora varie, direi, le questioni girano sempre attorno alle tradizioni. Esattamente, io Daniela, poi alle vostre, cioè allora quando per me sono le 12 che per voi dovrebbero essere le 5 se non sbaglio. Le 5. Io lì a quel punto vi dovrò lasciare perché ho un altro impegno purtroppo di lavoro. Va bene, sì. Quindi andiamo con queste domande. Ci ha regalato moltissimo tempo e sì, moltissimo. Tra l'altro una cosa, siccome la domanda precedente poi era anche sul proprio, adesso ripensandoci alle domande, era proprio sul principio antropico come diciamo principio rispetto al fatto che ci sia l'universo e lo sviluppo diciamo che la realtà fisica che abbiamo porta assolutamente a una forma di pensiero, eccetera. Lì diciamo che tutta quella relazione lì, anche se molto filosofica, con l'intelligenza artificiale la dovremmo discutere in una maniera più
più sfumata, e va di nuovo in quello che dicevo, cioè noi stiamo disegnando comunque un'intelligenza artificiale che è appunto disegnata molto su di noi, l'idea di un altro tipo di pensiero, no? Quindi mi piaceva dire che la domanda forse che mi era stata fatta era addirittura più profonda di come io abbia risposto. Facciamo le altre. D'accordo. Allora, vediamo un po'. Francesco chiede se l'incertezza delle predizioni quanto sia un punto di forza per gli scettici. Di fronte a questi, cioè agli scettici, che appello fa? Gli scettici di cosa? Della forza delle predizioni o sì. Riguardo all'incertezza, presumo. Sì, allora Francesco, io credo che chi è scettico è molto difficile da convincere, qualunque cosa tu gli proponi. Purtroppo il mondo in questo periodo, come hai visto, si è polarizzato tantissimo. Guardiamo quello che è successo con Covid, in cui poi ci sono stati campi su chi addirittura non ci crede, chi invece ne ha terribili paure. Tutto. In realtà la predizione, la cosa importante è farle bene e far vedere che servono. C'erano gli scettici delle previsioni meteorologiche, c'erano gli scettici delle previsioni dovute alle leggi della fisica, ci sono sempre gli scettici. Poi la cosa migliore, la scienza avanza sui suoi successi, facendo vedere che funziona, che lavora, che è utile e che dà informazioni preziose. Io credo che Covid alla fine, come vedrete, uscirà fuori di quanto è stata importante la parte predittiva, di quanto tutto quello che si è riuscito a fare durante questa epidemia è completamente nuovo, non è mai stato fatto per le pandemie del passato e ci ha permesso in realtà di limitare molto i danni rispetto a quello che poteva succedere. E ogni volta che usiamo algoritmi predittivi, se faremo vedere che sono realmente utili, che possiamo usarli per il bene e che hanno un vantaggio, vedrete che poi gli scettici saranno sempre meno. La scienza deve combattere anche contro lo scetticismo inizialmente, ed è giusto che lo scetticismo ci sia proprio per domandare alla scienza l'evidenza della bontà di un metodo o di un approccio. Giusto. Dunque, ci sono le domande di Nicole e di Rachele ancora. Nicole dice: nel suo libro afferma che sarà possibile raggiungere un domani privo di segreti, totalmente prevedibile e soprattutto controllabile. In questo modo non si ucciderebbe però la naturalezza dell'uomo? No, assolutamente, ma io infatti nel libro lì è un domani di segreti dove tutto è prevedibile. È una provocazione, credo che sia dall'altro incontro, non è, diciamo che non è quello che io credo che avremo molti meno segreti, questo sì. E guardate, purtroppo lo vediamo costantemente, la vostra generazione ha molti meno segreti di quante ne avessi io, e quello che capiamo e conosciamo e possiamo predire sull'essere umano è enormemente di più e avanzerà a tasso esponenziale di velocità nel futuro. Ma questo non vuol dire che il futuro è prevedibile, è deterministico, è già fissato. In realtà vuol dire che noi possiamo avere queste mappe magari di futuro, quali scegliere, che comunque, come le previsioni meteorologiche, sono sempre limitate, non c'è un futuro deterministico davanti a noi, non c'è un futuro a lungo termine davanti a noi, e come dicevo, in realtà poi la parte creativa dell'uomo, la parte che prevede dell'uomo rimane. Quello che io parlo, dove noi diminuiamo i segreti, sarà quello appunto. Quello che vorrei è che nella prossima pandemia, che spero sarà quando io già sarò in un posto migliore, quindi speriamo di non vederla per altri 50 anni, ma che quando questo sarà realmente potremo conoscere le sue evoluzioni, potremmo fin dal primo momento poter prendere le precauzioni migliori e in qualche modo costringerlo all'angolo. E questo parla anche per i conflitti, per le negoziazioni sociali, per tantissime cose sui quali speriamo di capire molto di più nel futuro.
È muted, credo, è il micro. Ecco, adesso la sento. Sì. Ok, io l'avevo. C'è qualche problema. Vedi che non si sente. Sì. Forse il microfono che fa un po' di storia. Ecco, Rachele dice nel suo libro spiega che la correlazione non è causalità. Ci possono essere o ci sono già state situazioni in cui la causalità viene rilevata a torto causando problemi? Questo è un bel problema statistico. Questo è un problema che nella statistica è quotidiano, in realtà di correlazioni che sono poi interpretate in maniera causale è pieno e ancora adesso questa è una continua lotta. Guardate cosa è successo con Covid, no? Uno vede che c'è un abbassamento dell'attività epidemica e automaticamente pensa che la causa sia qualche cosa, no? E allora, siccome io vedo l'abbassamento dell'attività epidemica, siccome estate, siccome vedo che il virus non genera più un certo numero di casi, penso che questo sia tutta una serie di fenomeni che sono uno causa dell'altro, mentre invece non sto guardando ad altri aspetti che possono essere le reali cause di quello che sta succedendo. Questo succede costantemente ed è una delle cose che, se mai qualcuno di voi farà lo statistico, è una delle cose più spinose, perché mentre determinare la correlazione è qualcosa che si può fare molto, molto bene statisticamente, l'approccio al determinare la causalità di due fenomeni invece è una sfida scientifica ogni volta. Voi, ad esempio, comunque in questioni vi troverete di fronte al problema causalità, correlazione, eccetera, costantemente sulla storia dei vaccini. Vedrete, perché appunto troverete molte situazioni in cui ci sembra essere una correlazione tra magari alcuni effetti avversi dei vaccini e il vaccino. In realtà questo purtroppo non è una causalità, nel momento in cui tu distribuisci milioni di vaccini ci sono milioni di coincidenze, per cui quello che succede a una persona che è stata vaccinata non c'entra nulla col vaccino, anche se quella persona è stata vaccinata 5 minuti prima. E purtroppo questo è uno dei problemi grossi che proprio in questi giorni ci si trova ad affrontare. Bene, bene no, perché abbiamo appena avuto notizia che AstraZeneca è stato bloccato, anche questo io non so come, purtroppo non posso commentare perché devo vedere gli estremi della decisione, che mi sembrano curiosi dato che il vaccino è usato in Inghilterra da lungo tempo con milioni di dosi iniettate, quindi adesso vedremo, cercheremo di capire, non posso commentare perché devo vedere le motivazioni. Certo, bene, dopo questa lunghissima conversazione la ringraziamo enormemente del contributo che ha dato alla nostra riflessione, che sicuramente continuerà, anzi probabilmente la contatteremo chissà in un prossimo futuro, se magari torna in Italia a fare un salto. Io spero, ecco, questo mi farebbe molto piacere, conoscere i ragazzi di persona, guardarli nel volto, che è sempre una cosa molto, molto più viva e bella di quanto possono essere queste conferenze. Speriamo che ci siano occasioni presto, in bocca al lupo a tutti, soprattutto sapendo che siete comunque in zona rossa, e buon lavoro, che è difficilissimo dal punto di vista della scuola quando si è in DAD, quindi grazie ancora per l'invito, delle domande straordinarie, siete stati bravissimi ragazzi, quindi a presto, spero. Grazie, complimenti a lei, arrivederci, buon lavoro e buon tutto. Arrivederci, grazie bene. Ancora. Eccoci.